Lei, dammi la manina. Dunque, ha detto l'ultima del viale, dovrebbe essere questa, vediamo. Sì, è lei. No, adesso non posso, Alfredo mio. Io devo risolvere una cosa troppo importante, molto, molto grossa. Sì, abbi pazienza. Ciao, a presto, ciao. Oh, ma guarda, è tutto in disordine in questa casa. È permesso? Chi è? Buongiorno, signora. Mi scusi se disturbo. Cerco la dottoressa Masetti. Signore mio. Che c'è? Io quella bambina qui non la voglio, eh? Mi dispiace, no. Beh, ma mica morde, eh? Veramente fa di peggio. Un momento. Prego. Anna! Anna! Ma tu sei già venuta qui? Sì. Ah, adesso capisco. Che cosa le hai bruciacchiato? Signor Presidente, ma che sorpresa! Lille! Ciao! Buongiorno. Amore mio, come sono contenta di vederti. E come mai con lei? Me l'hanno riportata. I Bastianelli. E chi se no? Ma avevo ragione io. Se io glielo avessi dato quello schiaffo, non facevo un soldo di danno. Beh, effettivamente... Entri, entri, mi racconti tutto. No, no, non vorrei disturbare. Vedo che la signora ha un po' paura. Ha paura? No, mia sorella è soltanto un po' impressionabile. Margherita, ti presento il presidente Morosini. Molto piacere. Piacere mio, signor Presidente. Guardi che io non sono impressionabile affatto. L'ultima volta che l'ha portata qui è stata una giornata indimenticabile. Anche la mia, signora. Pippo! Vai, vai. Oddio, il pesce! Stava cucinando? Il pesce rosso, se ne è ricordato. Lascia stare, Pippo! Pippo! Anna, fai qualcosa, sì, Anna. Sì, sì. Lille, Lille, amore, vieni, vieni. Giochiamo a piripicchio. Oh! Io vado in camera mia. Sì. Avvertimi quando se n'è andata. È molto affezionata al suo pesce, sì. Però mi sembra un po' nervosa. Beh, è così da quando è vedova. E dov'è Piripicchio? Con Piripicchio! Con Piripicchio! E bacio pizzicotti! Anna? Sì? Al telefono! Chi è? Chi è? Alfredo! Digli che sto facendo l'altalena, no, adesso no, vada, posso, vada pure, per cortesia, vada pure! Dice che ti deve parlare. Vada. Ma no, è mio fidanzato. Mi vuole sposare. E mi tormenta per una risposta. Gliela dia, ma raddrizzi il tiro, che tra un po' finiamo contro l'albero qui. Se non sono indiscreto, da quanto tempo gliel'ha chiesto? Sono 7 anni. Io non ho ancora le idee chiare e lui non lo vuol capire. Va bene così, Presidente? No. E sono contento, ma non ne posso proprio più. Non lo so se pure tu ci sdraiamo sul divan. Parapam pam pam. Ancora, ancora. Adesso ci leviamo il cappottino, amore. Non ti stacchi mai. Ecco la signora. Che è successo? Siamo Venite. Stanchi molti. Dov'è? Chi? Cosa? Il mio lavoro, il lavoro a maglia. L'ho lasciato adesso. No, non l'ho visto, qui non c'è. L'ha visto lei? Io. Eh? Scommetto che l'hai preso qui non c'è. Dimmi dove l'hai nascosto, dimmelo. Dimmi dove l'hai messo. Nascondere le cose è il tuo gioco preferito. Cosa fai adesso? Oddio, l'ha inventata un'altra. Il pianoforte no, eh. Smettila di fare questo baccano. Così lo rovini. No, 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 non così, Margherita. Non serve a niente. Allora vieni qui e pensaci. Lasciala fare. Aspettate un attimo, aspettate. Per favore, Lille. Bravo. Facciamo un altro aspetta. Oh, vediamo come se la cava il presidente. Faccio suonare il piano, una bella canzoncina. Dammi il ditino e poi vedrai come suoni. Ah, che brava. Hai visto, Margherita? Ci vuole pazienza. La... Suona tu adesso. Io? Ma lei, signor Presidente, sa anche suonare? No, io così... Beh, ma allora l'accontenti, no? Accontenti anche noi. Va bene. Lille, allora suono per te, eh? Mettiti giù. Mamma, papà e nonna. Nonna? Zia! Ancora, ma devo continuare. Beh, sì. La stessa? No, veramente, se avesse qualcosa di più allegro sarebbe meglio. Allegro di così, lo so. Vabbè, vediamo. Giro, si gira.
la la. Bacio, bacio. Su, vieni con me. Andiamo a mettere a letto Pippo e poi ti racconto una bella storia. Buonasera, signor Presidente. Buonasera, signora. Senta, e sua sorella cosa ne pensa? Gli ho detto come comportarsi, di avere una certa delicatezza, di far sparire tutti i fiammiferi. Beh, guardi, le ho lasciate che giocavo a una scopa. Una tranquillità. Sente? Cos'è? Come cos'è? Non sente una sirena? No, beh, sarà un'ambulanza, una volata. Aspetti un attimo, per cortesia, un attimo. Oh, mio Dio. Che cos'è? Sono i pompieri. Ma dov'è la bambina adesso? Qui a Roma, a casa di mia sorella. Ma lei è sicura che è tranquilla? Che insomma non ma sia... Ma sì, non lasciate che giocavo una scopa. Ecco, allora controlli. Telefoni e mi faccia sapere. Perché vedere una suora che si butta da una finestra non è una cosa che si dimentica facilmente. Margherita, tutto bene? Eh? No. Cosa no? Ma non è possibile. Vedi? No. L'avevo detto io. Oh, no, no. E che Lille le ha vinto 3.000 lire a scopa. Ma come? Proprio con te che vinci sempre. È proprio questo il punto. Sono 40 anni che gioco a scopa. Con lei non sono riuscita a vincere nemmeno una partita. Non è per le 3.000 lire, ma una cosa così non mi è mai successa. È un diavolo, non lo so come fa. Non ho visto neanche una carta buona, neanche una. No, no, non è che gioca meglio di me. È che lei è proprio fortunata. Prende le carte a quelle giuste. Dammi, dammi. Che cosa vuoi? Ci voglio parlare pure io. Ma che le devi dire? Anna e Enrico stasera devono venire qui da noi a cena. Enrico? Ma chi è Enrico? Ma come chi è Enrico? È il signor Presidente. Sì, sì, Lille vuole che lei la vada a trovare. Beh, veramente io non... Eh? E come le fai? Beh, mia sorella fa delle linguine al salmone che sono una cosa eccezionale. Sarebbe molto contenta se lei venisse a cena. No, io avrei da fare... Ha detto di sì! No, come? Prepara! Sì, benissimo. No, ma senti, è un bacione a Lille. Ciao. Ciao. Mangio così. Avanti, su, mangia. No, non mi va. Ma come, non le finisce? Per me basta così, grazie. Ne ha prese così poche. Ho capito. Potevo fare a meno di cucinare. No, sono buonissime. Mi dica, non c'è niente da fare. Cosa vuole, signora? Non possiamo farci niente. Se una madre chiede di riavere sua figlia, io sono tenuto a dargliela. Non siamo in regime di adozione. Ufficialmente, in questo momento, la bambina non è affidata a nessuno. Mancano i presupposti. Ma si sa come sono questi tipi di madre. Prima danno via i figli, poi li rivogliono. Insomma, c'è sotto qualcosa. Ma che vuole che ci sia sotto? Mi scusi, signora, io questo non lo so. Forse si sarà pentita. Un'altra. Tutti pentiti oggi. Ma io mi domando, dopotutto, se una madre rivuole sua figlia, dovrebbe essere una bellissima notizia. E noi dovremmo essere contenti. E lei è contento? Ma se lì lei questa madre non l'ha mai vista! Proprio per questo. Ma come facciamo noi a sapere come si comporterà in futuro questa signora? Malissimo, come ha già fatto. Ma che madre è? Una che è appena nata lascia la bambina dalle suore. Sempre meglio dei bastianelli. Sono tutti uguali. Perché di che cosa prova un bambino a quell'età? Non gliene importa niente a nessuno. Perché credono che non capiscono, che non ragionino. Invece capiscono benissimo tutto. E noi li spostiamo da una casa all'altra come dei pupazzi. Piano. Ma quello in televisione che sta male. Ma Margherita, non è tanto semplice. Se è così agitata, bisogna pure calmarla in qualche modo, no? Andiamo. Non è mica stupida. Andiamoci subito. Ma dove? Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa. Mi pare chiaro, vuole andare a casa a vedere come sta il cane. Ma questo è un dannatissimo capriccio. No, ma non credo. Forse gli manca. Ugo. Lei vuole solo essere sicura che sta bene. Tutto qui. Non è che per caso le fate vedere troppa televisione. Ma per carità. Lillito! Oh, eccoci qui! Ciao, Lillè! Non ti lasciamo, hai visto? Hai visto? Vieni, vieni a suonare il pianoforte!